Weekend ricchissimo di appuntamenti in provincia di Teramo. Iniziamo con Civitella del Tronto, dove si danno appuntamento ambasciatrici della bellezza da tutto il mondo e campioni olimpici per una raccolta fondi destinata alla ricostruzione della scuola materna. Penso sia un evento più unico che raro, perché comunque portare in Italia delle nazioni differenti, portarne 40 insieme a olimpionici importanti per ricostruire una scuola materna, sia veramente stata una bella sfida. A Montorio invece torna la sesta edizione di Weekend Arte con una serie di mostre e spettacoli. Il tema dell'edizione è incentrato sulle arti visive, pittura, disegno, fotografia, fumetto e murales. Pensiamo all'incirca verso aprile ci sarà la possibilità di realizzare una scuola di affresco, per poi il prossimo anno, ce l'auguriamo, porteremo affreschisti italiani e internazionali a Montorio. Ci trasferiamo ora a Sant'Onofrio di Campri con la Peripost, trasporto, spettacoli e solidarietà. La particolarità di far socializzare le attività commerciali di via Mirabili con caratteristiche anche sociali, perché appunto ci saranno iniziative a favore della Caritas. E per finire andiamo a Miano, bellissimo borgo teramano, dove le vecchie glorie del calcio locale tornano in campo facendo da cornice a storia e cultura. Occasione per fare il punto della situazione sull'impiantistica sportiva del territorio alla luce dei danni provocati dal terremoto e dalla nevicata. Però per noi è l'occasione anche per ritrovare tantissimi ragazzi, oggi persone adulte, anche anziane come me, che in questi 50 anni hanno indossato la maglia biancorossa, e non sarà solo una rimpatriata per i ricordi. Si festeggia, c'è musica, si mangia, si beve.